Regione Toscana. Il Consiglio regionale. Nell'ultima seduta del Consiglio regionale approvata la manovra finanziaria a maggioranza, con il voto contrario dei gruppi di opposizione. Gli atti approvati prevedono interventi che consentono di chiudere il bilancio della sanità in pareggio, con l'annualità 2021 che vede un valore di 400 milioni di euro di spesa. La manovra quindi è fortemente condizionata dalla pandemia e il governatore Giani ha indicato in aula come la copertura da parte dello Stato non è arrivata al 20% della spesa in sanità sostenuta in Regione Toscana. Il dibattito ha anche evidenziato tutte le preoccupazioni della Toscana in merito al finanziamento delle opere pubbliche, con l'aumento esponenziale del costo delle materie prime, che potrebbe incidere pesantemente su progetti di lavori partiti prima del conflitto in Ucraina. In aula sono stati messi al voto 13 ordini del giorno e 3 proposte di risoluzione della Lega collegati agli atti economico-finanziari. Solo 2 quelli approvati dall'aula con voto unanime per l'ordine del giorno presentato da Fratelli d'Italia in merito al sostegno regionale della Fondazione Teatro del Maggio Musicale Fiorentino e un ordine del giorno della Lega in merito al taglio delle classi nelle scuole toscane. Ci sono tanti interventi di spesa in questa variazione al bilancio. Bilancio di previsione 2022-2024 che vanno dal sostegno alle scuole dell'infanzia paritarie, alle scuole materne non statali, alla banda ultralarga in aggiunta ai fondi europei fino ad arrivare alle iniziative dello spettacolo per la celebrazione di ricorrenze specifiche, alle quali sono destinati oltre 370.000 euro. Ci sono soprattutto una serie di misure che vengono destinate al sistema viario toscano. In particolar modo oltre 6 milioni di euro sono destinati alla variante di Gassano nel comune di Fivizzano, ma ancora 3 milioni di euro alla provincia di Grosseto e così anche oltre 2 milioni di euro al comune di Stazzema. Ci sono poi una serie di interventi che sono finalizzati al recupero del patrimonio e dei beni immobili presenti nel territorio regionale. Ricordiamo i 500.000 euro che vanno al recupero della ex scuola elementare di Bergio la Foscalina a Carrara, ma ancora una serie di interventi per il recupero del patrimonio della chiesa nel comune di Barberino del Mugello, fino ad arrivare a 800.000 euro destinate al comune di Aulla per il recupero della sala polifunzionale che è stata profondamente lesa dai danni dell'alluvione del 2011. Si tratta di interventi significativi ai quali si provvede con una copertura finanziaria che in parte si avvale del ricorso al credito con una revisione dei massimali di autorizzazione all'indebitamento, ma dall'altra parte si tratta di una misura che mette in garanzia o prova a mettere in garanzia la Regione Toscana rispetto al recupero del disavanzo sulla sanità derivante dagli effetti della pandemia. Vengono infatti liberate risorse che vengono destinate proprio al recupero del disavanzo per oltre 38 milioni di euro. A queste si devono aggiungere le risorse disponibili sul fondo di riserva che vengono implementate di quasi 20 milioni di euro e questo dovrebbe darci la prospettiva, anche se margini di incertezza ci sono ancora, di far sì che la Regione Toscana possa rientrare del famoso disavanzo di cui si è a lungo parlato dovuto appunto agli effetti della pandemia. Quindi una misura importante, quella che è stata licenziata dal Consiglio regionale, che per la seconda volta dall'inizio di quest'anno va ad arricchire il territorio toscano di una serie di interventi che sono il frutto di necessità di spesa, soprattutto di investimento, che non erano preventivabili al momento in cui si è adottato il bilancio nel dicembre del 2021. Risposte concrete per il territorio toscano e soprattutto molti aiuti agli enti locali, province e comuni, soprattutto come si è detto sul fronte della risistemazione del sistema viario e del recupero degli immobili. Il periodo è delicato e difficile, tra i più delicati e difficili nella storia anche della Regione Toscana.
Il governatore Gianni sta portando avanti un modo di fare che non ci piace, che rifiuta la condivisione, la partecipazione, il dialogo con le opposizioni. Anche questa volta portate in aula degli emendamenti all'ultimo tuffo, ma io direi ancora di più, in commissione non si è presentato né in fase di illustrazione né di voto referente. Io le mie domande ho dovuto farle in aula. Eravamo abituati a ben altro atteggiamento da parte dell'ex assessore Bugli. In Regione Toscana continua un immobilismo, un conservatorismo che non è degno della storia della nostra regione. La situazione è veramente complicata. Consideriamo che l'aumento dei costi energetici potrebbe coinvolgere fino a 15.000 imprese e a 117.000 cittadini toscani. Queste sono le cifre impietose. E noi cosa troviamo? Troviamo un documento economia e finanza che manca della nota di aggiornamento, come se il mondo fosse rimasto lo stesso. E nel mezzo vi è stata una pandemia, siamo purtroppo di fronte a una guerra nel cuore dell'Europa. E soprattutto vediamo un collegato di interventi che sono sempre riconducibili a scelte discrezionali del governatore, mentre noi riteniamo si debba privilegiare lo strumento del bando per una maggiore trasparenza. Noi lo diciamo forte e chiaro, questo modo di fare del governatore non ci piace, così la Toscana non può essere portata avanti. L'opposizione sarà sempre più dura, perché se non veniamo ascoltati noi alzeremo ancora di più la nostra voce. Le spese sanitarie vanno coperte e per l'ennesima volta la Regione insieme allo Stato ha ripianato il buco delle ASL che è ammontato, ci ha spiegato il Presidente in Commissione, a circa 550 milioni di euro, sfiorando il commissariamento della sanità toscana. Ma oltre a questo ci sono tutta una serie di interventi a pioggia inseriti all'interno di questa manovra di bilancio senza una reale programmazione. Tant'è che ANCI e UPI hanno criticato con una lettera aperta la Regione perché non ha svolto la concertazione adeguata sulla manovra di bilancio e soprattutto denunciando il fatto, come noi denunciamo da molti mesi, che questa amministrazione procede ormai dall'inizio della consiliatura senza il piano regionale di sviluppo e con un DEF, cioè il documento di finanza regionale, poco aggiornato e poco concertato con il territorio. Per questo motivo anche il Consiglio delle Autonomie Locali, che deve esprimere parere obbligatorio sulla manovra di bilancio, alla fine ha deciso di non esprimere alcun parere. Si tratta di una situazione grave perché naturalmente la concertazione e soprattutto stabilire criteri certi per la realizzazione delle opere sul territorio è un elemento imprescindibile per garantire da una parte sicurezza laddove ovviamente i soldi devono andare soprattutto a coprire situazioni straordinarie e dall'altra parte parità di trattamento per tutti i cittadini e per tutte le amministrazioni. Un'operazione importante che però testimonia la battaglia che Italia Viva ha fatto, una battaglia che porta in equilibrio i conti della sanità toscana, che tiene in equilibrio le finanze della nostra regione, che dà risposte ai territori, fa investimenti sulle infrastrutture e sulle opere pubbliche, ma che soprattutto non aumenta le tasse ai cittadini toscani. Non era scontato. È una battaglia che arriva da lontano, da quando abbiamo fatto il bilancio di previsioni, sono stati 5 mesi anche di trattativa politica. La nostra fermezza riguardava il fatto che si dovessero trovare le risorse, tenere i conti in equilibrio, ma non si dovesse aumentare l'addizionale IRPEF. Questo è stato un motivo del nostro agire, anche per quanto riguarda il bollo dell'auto. C'è una fermezza delle nostre posizioni, riteniamo che qualora ci debbano essere manovre debbano andare in maniera espansiva a ridurre la tassazione ai cittadini, non certo ad aumentarla, quindi abbiamo dimostrato che si potevano trovare i conti, si potevano trovare le risorse, quindi c'è una modifica del DEF, un DEF che trova un rilancio a questo punto della strategia di programmazione della nostra regione e un bilancio che trova un equilibrio grazie a un lavoro che noi abbiamo fatto e che abbiamo sostenuto per effetto di una battaglia politica che oggi trova il suo culmine in questa approvazione di questa variazione. Iniziativa della Commissione per la valorizzazione delle aree interne, mirata a impegnare la Giunta regionale per attivare una consulta delle isole minori e garantire accessibilità al territorio e interventi sui servizi pubblici. L'atto, approvato dal Consiglio regionale, chiede la massima attenzione allo sviluppo socio-economico dell'arcipelago toscano e quindi alle isole Elba, Giglio, Capraia, Montecristo, Giannutri e Gorgona,
per garantire a 33.000 abitanti i servizi sociosanitari, i trasporti, la scuola, sviluppando progetti mirati a questi territori marginali. Sì, una proposta di risoluzione rispetto alla quale noi pensiamo che manchino due passaggi fondamentali. Premesso che l'arcipelago toscano è, a nostro giudizio, l'arcipelago più bello del Mediterraneo, ma l'arcipelago toscano è soffocato tra parco e amministrazione carceraria. Quindi noi riteniamo che la Regione Toscana, il Consiglio regionale, se vuole valorizzare e fare un progetto complesso e complessivo sull'arcipelago toscano, non possa evitare di fare una riflessione sulla presenza del parco dell'arcipelago toscano e dell'amministrazione carceraria, che di fatto per una cinquantina di detenuti vieta l'accesso a tutti gli altri su due isole meravigliose quale Pianosa e Gorgona. In Commissione Aree Interne abbiamo voluto approfondire a confronto con i comuni e con i sindaci il tema delle isole dell'arcipelago toscano, che sono un patrimonio straordinario per la nostra regione e dove ovviamente i 33.000 toscani che lì risiedono però ovviamente pongono una serie di temi che vanno al di là dell'afflusso della stagionalità turistica. Il governo ha ricompreso questi territori all'interno della strategia nazionale aree interne e questa è sicuramente una buona notizia, perché permetterà di aumentare gli investimenti sulla sanità. In particolare c'è il tema dell'emergenza-urgenza, ma noi abbiamo posto anche il fatto che una misura che il governo ha fatto per quanto riguarda la premialità per i medici che vanno a lavorare nelle zone montane venga estesa ad esempio anche alle isole, così come per gli insegnanti. Altra questione è il tema della continuità territoriale, i trasporti. La Regione Toscana ha finanziato negli anni sia il trasporto su mare che poi gli interventi sulla parte aeroportuale. Chiaramente è fondamentale, visto che scadranno poi le convenzioni, lavorare assieme ai comuni per migliorare ancora di più questi servizi. L'altro tema che ci hanno posto i comuni e che abbiamo accolto è anche quello di avere un luogo permanente in cui questi territori si confrontano anche assieme ai comuni portuali su tutti i problemi e le questioni delle isole minori. PNRR, fondi strutturali, il fatto che le isole siano all'interno delle aree interne darà la possibilità, anche in virtù del lavoro che abbiamo fatto in regione, di riservare una quantità maggiore di risorse per le imprese e per i comuni ubicati in questi territori. Questa proposta di risoluzione ha avuto un lungo iter in commissione. Da febbraio che ci lavoriamo, abbiamo audito tutti i sindaci dei vari comuni delle isole. E alla fine siamo arrivati a scrivere questa proposta. Noi come Lega siamo abbastanza soddisfatti, perché sono stati, nella impegnativa, sono stati presi tanti punti che noi avevamo proposto. Perché le isole sono aree interne, sono diverse dalle aree interne, hanno problematiche diverse ovviamente, perché, e fra l'altro le nostre isole sono anche molto boscate e poco agricole. E hanno il problema del flusso turistico in un certo periodo, che è il periodo estivo. I problemi sono ovviamente di sanità, di scuola, di infrastrutture, di acqua, di rifiuti, tantissimi. Quindi si cerca di arrivare ad avere qualcosa di vantaggio che dia per gli insegnanti, ma anche per i medici, che dia la possibilità di attrarre un po' di più sulle isole, perché alle stesse condizioni che sulla terraferma non ci vengono. E poi una mobilità ovviamente che riguarda sia le navi che gli aerei, e infine il discorso ambientale, che forse è il più importante di tutti, perché c'è un'erosione costiera abbastanza importante, c'è il discorso dei rifiuti, c'è il discorso dell'approvvigionamento dell'acqua. E poi in generale anche, devo dire, il discorso degli ungulati. Quindi i problemi sono tantissimi. Noi come Commissione abbiamo dato delle linee guida alla Giunta e speriamo anche con questa introduzione nelle aree interne, con il discorso Io resto al Sud, che è stato fatto per le isole minori anche della Toscana, si possa veramente arrivare a cose concrete.
Regione Toscana, il Consiglio regionale.